nostri cari defunti, grazie della notte, grazie del giorno nuovo. È un nuovo giorno di Quaresima. Aiutateci a viverlo santamente. Che ne direbbe di un pompino? Un bel pompino la farebbe sentire meglio. Adesso un momento di silenzio, mentre nel sottofondo musicale sentiamo l'Eccomi. Deboli creature incatenate, destinate al nostro piacere. Nessuno sulla terra sa che voi siete qui. Per tutto quanto riguarda il mondo, voi siete già morti. Senti, sono morti tutti, ok? È morta tua madre, è morto tuo fratello, eppure la cicciona del Daily qui. Tutti. Riposino in pace. In questo nuovo giorno hai un Dio da glorificare, Gesù da imitare, Maria da amare, gli angeli da onorare, i santi da pregare, un'anima da salvare, un corpo per farne un buon fratello per l'anima nel bene, la virtù da praticare, i peccati da evitare e da espiare, il paradiso da guadagnare, l'inferno da evitare, l'eternità da meditare, il tempo da utilizzare bene, il prossimo da amare e da edificare. Andrò a vederla un dì in cielo, patria mia. Andrò a veder Maria, mia gioia e mio amore. Puntualmente alle 6 tutta la compagnia dovrà riunirsi nella sala detta delle orge. Andrò a vederla un dì in cielo, patria mia. Andrò a veder Maria, mia gioia e mio amore. Il mondo con i suoi pericoli da temere, i demoni da combattere, le passioni da vincere, e verrà un giorno in cui anche la morte incontreremo e avremo io sono Dio. Ma fa culo, vecchio pazzo. Dannato inferno, un altro che sa tutto lui. Ho capito una cosa. Mi è venuta in mente all'improvviso, come se quelle sostanze mi avessero illuminato la mente. Mi sono reso conto di quale potere disponevo. Il potere di dominare il mondo, di essere in condizioni di farlo strisciare ai miei piedi. Sistemeremo le cose nel mondo in pochissimo tempo. Andrò a vederla in cielo, patria mia. Andrò.
Sistemeremo la cosa nel mondo in pochissimo tempo. Si può sapere che cazzo è successo a voi altri? Sono morti! Quelli sono maledettamente morti e voi come pretendete di insegnar loro delle cose? Riposino in pace. Tu li vedi e tu li senti esattamente come mi immagini. E tu pagherai per i tuoi peccati di merda! Ma io non sono il peggiore.